I giornali di oggi e anche il telegiornale delle 13:30 ha fatto sapere che a sinistra è sceso, come dire, una specie di pietra tombale. Questo ha detto Bersani. E questa espressione pietra tombale significa che la missione di Fassino, il tentativo di ricucire a sinistra, sembra quasi fallito. È esatto questo mio giudizio, notista principale del TG1, Marco Frittella. Buongiorno direttore, sì, è come dici tu, non c'è dubbio che è fallito il generoso tentativo di Fassino. Devo dire però che, come noi abbiamo detto varie volte, insomma, era un tentativo destinato a fallire. Si sapeva che MDP, Bersani e D'Alema non avrebbero chiuso un accordo con il Partito Democratico, perché la clausola fondamentale dell'accordo per Bersani e D'Alema era ed è la testa di Matteo Renzi. La testa di Matteo Renzi, il Partito Democratico, ovviamente non può e non vuole concederla, e dunque tutto lì si ferma, non poteva che finire in questo modo. Si rivedranno dopo le elezioni a contare i voti e vedremo che sarà successo. Senti, Marco, Renzi ama treni e stazione perché mentre fa il giro d'Italia con il treno, domani i suoi amici vanno alla Leopolda, che è una stazione ferroviaria antica. Che c'è da attendersi? Comincia la campagna elettorale del PD da soli, con chi? Che ne pensi? Direi di sì, comincia la campagna elettorale, Renzi cerca, mi pare, in questa Leopolda un po' lo spirito delle origini, quando alla Leopolda si riunivano tutti i cani sciolti del centro-sinistra, quelli che non erano inseriti nella nomenclatura post-diestina del Partito Democratico di Bersani, e cerca di tornare a quello spirito battagliero, rottamatore dell'epoca, che gli consenta in campagna elettorale di riprendere lo slancio e bissare i successi del suo esordio. Un'impresa non facile, anche perché ci sono 3 anni di governo alle spalle, è difficile avere il tono del rottamatore quando ormai si è percepiti come parte, diciamo, dell'establishment del paese. Tuttavia, l'uomo ha grandi risorse ed è capace di grandi recuperi, quindi vedremo se da questa Leopolda gli arriverà, come dire, lo spirito della ripresa in campagna elettorale. Senti Marco, l'ultima domanda. Il 3 dicembre dovrebbe esserci, secondo quanto è stato detto, un convegno della sinistra a sinistra del PD, cioè degli scissionisti e compagni, e dovrebbe essere incoronato capo il presidente del Senato Grasso. Hai letto nei giorni scorsi che Eugenio Scalfari, che è il fondatore di Repubblica, ha tirato dei fendenti nei confronti di Grasso e della Boldrini e ne ha chiesto addirittura le dimissioni dalle due cariche istituzionali, perché non sarebbero più neutrali. Ma Grasso fa sapere che non ha deciso ancora. Come vedi questo quadro tu? Insomma, anche sulla sinistra della sinistra non c'è accordo, non c'è, come dire, sintonia. Ma io penso in questo caso che ci sia più che altro un venir meno del galateo istituzionale, nel senso che Grasso
dopo questa sua, diciamo, generica apertura di disponibilità alla sinistra, si vede un po' troppo tirato per la giacca. Ora, lui non dimentica di essere il Presidente del Senato, e il Presidente del Senato non può esporsi politicamente così anche nel finale della legislatura, tanto che appunto Scalfari ne chiede addirittura le dimissioni. Quindi l'aver detto non ho ancora deciso nulla, eccetera, mi è sembrato un moto di fastidio per un'eccessiva fretta di quelli del movimento del DNDP, che lo vorrebbero quasi da subito, già il 3 dicembre, su un palco ad arringare le folle di sinistra, che è un ruolo che evidentemente Grasso non può svolgere in questo momento, e lo potrà svolgere soltanto quando non sarà più Presidente del Senato. Però mi permetto di aggiungere che noi non dobbiamo soltanto guardare alla manifestazione del 3, che appunto chiederà a Grasso di prendere una leadership e unirà pari spezzoni, MDP, Sinistra Italiana ed altri, ma dobbiamo anche vedere che in prossimità del 3 ci sarà la manifestazione della CGIL contro il governo e contro le pensioni, e questo è un 1-2 che non può sfuggire. La coincidenza non mi sembra assolutamente casuale. CGIL, MDP e Sinistra Italiana tutti insieme provano ad assaltare il carro del Partito Democratico. Beh, applausi per questo bel quadro preciso. I nostri telespettatori sanno oramai, nel commento della notizia del TG1, sanno oramai qual è attualmente la situazione a sinistra. Più avanti ci occuperemo della centrodestra. Buon lavoro, Marco. Grazie direttore, buon lavoro anche a te. Grazie.